Una matita che traccia un segno che riproduce la natura, un corpo, la realtà. Un gesto che nei secoli mantiene la sua essenza, cambiano le tecniche da bidimensionali a tridimensionali, ma resta inalterato quell'equilibrio insito in qualsiasi segno, un continuum tra arte e scienza. L'illustrazione scientifica nella sua sintesi complessa è stato il tema di una giornata di studi all'Accademia delle Belle Arti di Venezia. Venezia è la culla del disegno, un workshop che ha fornito informazioni e testimonianze internazionali attraverso lo studio analitico e la rappresentazione grafica delle forme di uomo e natura. Si tratta proprio di esperienze che, pur pensandole sempre radicate nella tradizione, nel passato, in ambiti strettamente specifici come la medicina, ma che sappiamo ormai si tratta proprio di argomenti anche molto attuali, possono avere dei riscontri molto importanti nella contemporaneità e possono unire perfettamente, possono ricostruire perfettamente questo connubio tra arte e scienza. La relazione tra arte e scienza nell'illustrazione scientifica è stata analizzata grazie al contributo di 3 docenti di università inglesi. Si è affrontato un excursus storico, l'esperienza grafica in ambito botanico, la riproduzione scultorea e l'impiego medico della ceroplastica. L'idea è di sottolineare l'importanza dell'illustrazione scientifica ancora ai nostri giorni e portare l'esperienza agli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, l'esperienza di docenti stranieri, di docenti perciò del St. Martin College, da parte mia e del Ruskin School of Art, agli studenti dell'Accademia di Venezia. E illustrazione scientifica bidimensionale e tridimensionale, illustrazione scientifica come storia dell'arte, come illustrazione anatomica, come illustrazione anatomica bidimensionale, come illustrazione anatomica a livello di scultura e anche illustrazione botanica con il lavoro di Sarah Simlett. Quindi un'illustrazione completa con tutte le sue sfumature e verrebbe da chiedere: c'è più arte, c'è più scienza, c'è più medicina, c'è più scultura, c'è più natura? È quello di cui si è parlato, infatti questa mattina è stato molto interessante, anche perché la collega Sarah Simlett diceva che effettivamente doveva rispettare i canoni e le richieste dei committenti. Lei oltretutto pubblica e illustra libri di botanica e doveva effettivamente rispettare le richieste del committente di essere molto precisa a livello di illustrazione scientifica, soprattutto rispettando appunto i canoni della botanica. Però diceva che non riusciva a dimenticare ed eliminare la parte del suo background, come possiamo chiamarlo, di belle arti. L'anatomia artistica è una disciplina che a Venezia ha origini antichissime e ha sempre avuto un ruolo determinante nella didattica dell'Accademia delle Belle Arti. Sarah Simlett, docente di anatomia presso Ruskin School of Art di Oxford, riesce a coniugare nell'illustrazione di botanica arte, scienza e storia. È stata invitata oggi a questo workshop per spiegare un po' il suo sistema di insegnamento, quello che fa in Gran Bretagna, come insegna ai suoi studenti a usare la loro immaginazione per l'illustrazione scientifica, per l'illustrazione a livello di botanica, di anatomia e usare la loro forza espressiva nel disegno. Lo studio della riproduzione artistica del corpo umano trova potente interpretazione nelle sculture di Leon Crook, docente al Gordon Museum di Londra. E nella liberissima Londra, negli anni 90, scolpire corpi umani non era così apprezzato, anzi. Era una cosa passata di moda, ma era vista anche con sospetto, perché c'era una questione politica molto forte. Il realizzare sculture muscolose e sculture comunque potenti e importanti era visto con sospetto, era visto come una cosa socialista e un po' fascista da questo punto di vista. Ed effettivamente perciò il fatto di trovarsi a Venezia è una cosa che lei apprezza molto. Se voglio rappresentare una scultura, un modello che sia artisticamente perfetto, deve essere anche scientificamente perfetto, ma se voglio rappresentare un modello scientifico, deve essere anche artisticamente bilanciato. La grafica digitale non ha relegato l'illustrazione scientifica a mano libera nei libri di storia. Le tecniche moderne permettono di ricostruire persino il volto degli antichi, ma
Ovviamente ora ci sono tecniche anche più innovative, più moderne, le tecniche computerizzate, digitali, specialmente mi riferisco specialmente alla ricostruzione facciale. Io tengo un corso di ricostruzione facciale, ma per il momento usiamo ancora le tecniche tradizionali, cioè della modellazione manuale. Come mai? Perché il computer non riesce a dare le stesse sfumature della mano? Ma senz'altro, la mano degli studenti, specialmente quelli dotati di buone capacità artistiche, insomma, secondo me vanno al di là e al di sopra delle capacità del computer.